Ciao cari ragazzi, ben ritrovati. Con una certa emozione, come giusto che sia in questi casi, andiamo ad iniziare un nuovo titolo, Nioh, che poi tanto nuovo non è. Anche questo, come ad esempio The Last Guardian che sto giocando ultimamente, avrebbe dovuto uscire qualche annetto fa. Si parla di 2006-2007, inizio della scorsa generazione di console. Insomma, ha avuto uno sviluppo abbastanza travagliato. Sviluppo inizialmente nelle mani di Tecmo, casa storica giapponese, e poi successivamente in quelle del Team Ninja, che tra l'altro è una costola di Tecmo stessa, una software house, per chi non la conosce, famosa fondamentalmente per due serie, gli ultimi capitoli di Ninja Gaiden e per la serie di picchiaduro incontri chiamata Dead or Alive. Potremmo aggiungerci anche un altro titolo per quanto meno famoso, ossia Touhiden. Ce l'aggiungo perché l'ho giocato e a me è piaciuto. Software house che io ricordo non solo per i titoli prodotti, ma anche e soprattutto per il suo ex capo sviluppatore, e dico ex perché è abbandonato da qualche anno, ossia Tomonobu Itagaki. Un pazzoide, sì, di certo un pazzoide, sull'alcolizzato andante. Qualche anno fa lessi una sua dichiarazione, diceva: sapete, al mondo c'è soltanto un'altra persona che riesce a bere un'intera bottiglia di bourbon con la mia stessa passione. Indovinate chi è? Mia moglie! Prima di partire però non si può non parlare, non si può non notare quella katana, o almeno sembra esserlo, infilzata lì a mo' di falò. E falò non lo dico a caso, sì, perché Nioh ha sicuramente preso ispirazione dalla serie From Software, dai Souls. Diciamo che è un Souls-like, come ultimamente vengono definiti. Poi del gioco, per ora e per fortuna, aggiungo io, non so molto altro. Saremo un samurai ed è ambientato nell'era Sengoku. Quindi parliamo di Giappone feudale del 1500, che personalmente conosco abbastanza bene, soprattutto per via di uno dei più grandi cineasti, ossia Akira Kurosawa, che ha ambientato alcuni dei suoi film migliori proprio in quest'epoca. Ad esempio, I Sette Samurai. Volevo dare un'occhiatina al sistema e poi si parte. Quindi, comandi, dove sono? Ehi, dove sono i comandi? Ah, oh madonna, mica l'avevo vista. A, B, C, D, E, F. Madonna, sei impostazioni diverse. Allora, attacco rapido quadrato, forte triangolo, schiva scatta X, interagisci cerchio. Oggetti rapidi con i direzionali, guardi L1, ma guarda, mi ricorda qualcosina, e aggancio R3. Va benissimo questo, perfetto. Andiamo. Carini, eh? Via. Bello, bello, mi piace provare i giochi in diretta. In diretta, insomma, per la prima volta con voi. Il milione di Marco Polo, non l'ho mai letto. Chiedo venia, ma non l'ho mai letto. I'm Rita. Some call it a miraculous stone. The philosopher's stone. Regina Elisabetta. The Queen of England remains locked in combat. With Spain. The country where the sun never sets. For control of the entire world. Her forces weakening with every battle. The Queen and her inner circle turn to divination and alchemy. Hiring pirates like us, finding Rita for them. Gli Amrita. They managed to defeat the invincible Spanish Armada. But now it seems they want to keep their methods a secret. La
La Torre di Londra è un'imponente fortezza costruita da Re Guglielmo I per tutelare la sicurezza della città. Da allora è diventata prigione per traditori e luogo di esecuzione per criminali. I londinesi credono che se tutti i cormi che vivono tra le sue mura dovessero decidere di abbandonarla, la torre crollerebbe e Londra stessa andrebbe incontro alla distruzione. Quindi siamo alla Torre di Londra, praticamente. Va bene? Abbastanza lugubre. Eccoci con il nostro bel fisichino. Figa. It seems death won't stop chasing me. Del nostro spirito guida. Aprile 1598, quindi siamo alla fine dell'era Sengoku, per quanto Londra con col Giappone feudale non è che abbia molto a che vedere. Bisognerà capire, qualcosa c'entrerà, no? Aggiunta di un altro oggetto a ricordi Amrita, pensiero Amrita. Allora, corpo, cuore, energia, forza, abilità, destrezza, magia, spirito, tutto a 5. Come avrete ovviamente notato, non abbiamo dovuto scegliere nessuna classe base. Guerriero, cavaliere, ladro, assassino, mago e chi più ne ha più ne metta. E questo secondo me non è che sia necessariamente un male, anzi, bisognerà capirlo, poi. Evade dalla Torre di Londra. Attacchi. Rapido e potente. L'attacco rapido non consuma molto ki, ma infligge danni lievi. L'attacco potente è più efficace, ma consuma più ki. E al termine della mossa ti lascia vulnerabile. Beh, logico. Quando il tuo ki si esaurisce, non sarai in grado di attaccare fino a che non si sarà ripristinato. Quindi il ki sta praticamente per la stamina. Sul campo di battaglia, l'unica cosa su cui puoi contare è la tua forza. Imbraccia le armi e combatti, se vuoi continuare a vivere. E noi continueremo. Si spera. Eccoci. Chiusa. Scatto. Tieni premuto L più X. Va bene. Sai che dobbiamo iniziare a combattere, ragazzi. Vediamo un po' se si può prendere da dietro. Si è fermato lì. Aspettiamo che torni indietro. Ah, gli ho rotto la guardia. Easy. Chiave della prigione e spada bastarda. Per chi ha giocato i Souls, non è un nome proprio nuovo. Effetto stato schiva più 5, attacco da 35 a 70. Familiarità 0300. Quindi familiarità con l'arma in uso. Credo dovrebbe debba essere questo. Ah, qui da dove siamo partiti. Andiamo prima di qua.
spada bastarda, un'altra. E poi guardia della torre, stivali. Proviamo a equipaggiarli. Uose. Riduzione danno. Oggetto mano. Abilità equipaggio, seleziona options guida. Vediamo un po' solo cos'è. Peso dell'equipaggiamento condiziona la tua agilità. Non c'è una descrizione dell'oggetto. Beh, questo mi sarebbe piaciuto. Ah, eccoli, eccoli. Pardon, chiedo scusa. Calzature indossate dai soldati responsabili della protezione della Torre di Londra. Gli stivali sono realizzati con cuoio bovino e sono molto alti, oltre che estremamente resistenti. Va bene, andiamo. E questo è lo scatto. Scusate ragazzi, diamo una letta anche per cercare di capire meglio possibile, no? Equipaggiamento. In uno stato non conta quando si prende la spada. Ok, tacciare nemici, agganciare R3, cambia bersaglio R. Perfetto. Movimenti veloci, scatto, tieni premuto X più muovi L. C'è nulla. Abbiamo visto tutto? Sembra di sì. Allora, primissimo impatto, insomma, di primissimo acchito. Sicuramente possiamo dire che a livello tecnico non siamo sull'eccellenza. Mi sembra abbastanza chiaro. E personalmente posso già dire che mi ispira. Primo impatto è sempre importante. Tutt'altro che fondamentale, ma importante. Cappotto, perlomeno per me. Lo mettiamo? Eh sì, e no, dobbiamo vederlo, no? Un cappotto indossato dai soldati responsabili della protezione della Torre di Londra. L'abbiamo già letto. E R. Nemico. Ah, e un altro là. Meglio, meglio. Vieni, t'aspetto. Alla balestra. Pietra. Vediamo un po' se serve per fare danno oppure per disturbare il nemico, diciamo. Ora, medicina intanto se usata permette di recuperare salute. Beh, era facile capirlo. Pietra, una semplice roccia dalla misura perfetta per essere tirata. Lanciala contro i nemici per infliggere danni. Ah, ok. Mi sa che non la userò molto spesso. Mi dà l'idea. Ah, di là c'era nulla, no? Eccone un altro. Ah, è un altro là, no. Facciamo uno alla volta. Se è possibile.
Ah, gli ho rotto la guardia. Devo dire una cosa, ragazzi, eh. Allora, guardia. Passo indietro con due passi. Allora, passo indietro e attacco. Poi due è uguale. Senza guardia, passo indietro e attacco. Oh, ecco, quindi passo indietro. Ancora capriola. E quindi c'è l'attacco volante, diciamo. Così, così e così. Perfetto. Vediamo se è uguale anche con il potente. Bello. Andiamo a prenderci le misure. Medicina. Pantaloni. Ammazziamo questo, poi li mettiamo, eh. Ah, una lancia, eh? Provarlo, ma ero distante adesso. Altro piano. Prega. Un altare. Preghiamo. Preghiamo. Beh, questo non so se dovrebbe risanarci, quindi stamina e e vita, però eravamo pieni, quindi faccio una pausa sigaretta un attimo. Ci sta, no, una pausa. Devo accendere una sigaretta. Vogliamo provare a tirare una pietra? Aspetta, che le mettiamo sugli oggetti. Una roba alla volta. Allora, pietra, scelta rapida, e ci mettiamo anche questa scelta rapida. Mettiamo, no, qui, e la pietra la metto qui. Ah, ok, l'ho tirata come un coglione, ho capito. Una lancia. La runca. La proviamo, eh. Siamo qua per questo. Sembra che questa porta è... questa porta possa essere aperta solo dall'altro lato. Allora, proviamo la runca. La runca. No, un attimo. Un tipo di lancia diffuso in Europa. Le sporgenze della guardia le danno un aspetto simile alla giapponese Jumonji. La runca è un'arma versatile che può essere usata per affondi, parate o spazzate.
Lo faccio cambiare arma. Non l'ho messa. Ah, ok. Hai visto la runca? Oh, il primo baulone, ragazzi. Vediamo, vediamo, vediamo. Sono carico, sono carico. E posso già dirvi, ragazzi, se avete provato un Souls, ma chi ha provato un Souls lo capisce già da solo, vi troverete proprio a vostro agio. Come io mi ci sto trovando in questo momento. E credo che si possa anche notare. Quindi, dobbiamo andare al piano superiore. Nemici? No. Medicina. Oh, cos'è? Indeed, the pirates have served their purpose. The death of the leader of Japan will spark a war and a wonderful opportunity to acquire more Amrita. Once tomorrow's execution takes place, we will get our hands on a compass that will lead us to that Amrita. With enough Amrita, we could subdue Spain, perhaps even the world. The day when England reigns supreme is near. L'Inghilterra regnerà sovrana. But our beloved queen thinks of Amrita as nothing more than gold or gemstones. We must find them before our nation's rivals do. Edward Kelly, you will go to Japan. It seems it would be to our advantage to keep the wars alive. We cannot gain Amrita if blood does not flow. Quindi hanno un'importanza enorme questi Amrita. Hey, who are you? E chi l'aveva visto? Mi voleva mi voleva trafiggere, ma l'ho trafitto prima io. Mi voleva prendere da dietro il bastardo. Non ha capito con chi ha a che fare. Ah. È dorato ragazzi, è dorato. Vediamo un po'. Tanto un'occhiata qua ci vuole sempre. Usare gli oggetti, abbiamo visto, cambiare arma, ve l'ho fatto vedere. E corazza testa, un copricapo indossato dai soldati responsabili della protezione della Torre di Londra, realizzato con lana morbida, dispone di una punta per proteggere gli occhi dal sole. Che figurino che siamo, che figurino. Io quasi quasi, ragazzi, vi lascerei proprio qua con questo bel figurino, anche perché la mia intenzione era quella proprio di creare un video di presentazione dove davo le mie primissime impressioni, per farvi capire insomma che Nio c'è e ci sarà ancora. Adesso non so quale sia il minutaggio, ma credo che saremo sui 20 minuti all'incirca, quindi credo possa andare bene insomma. Ok? Sì, dai, vi lascio qua, ormai l'ho detto. Non mi piace programmare nulla di solito, o comunque non troppo. Penso che per ora possa andare bene così. E niente, vi ho già detto che mi ispira e lo riconfermo, anzi, mi sta prendendo proprio. Sì, è indubbiamente un Souls-like.
in tutto e per tutto. Per quanto ancora abbiamo fatto poco, ma l'impronta c'è. C'è e si vede e si sente. Ragazzi, vi saluto, ci sentiamo molto presto. Spero. Un abbraccio, alla prossima. Bye bye.